Bentrovati all'appuntamento con quelle che sono un po' la vita, la storia, il profumo di Bologna. Con noi c'è Riccardo Pazzaglia per parlare di un argomento che avevamo già affrontato tempo fa in maniera un po', forse un po' superficiale. Invece vogliamo andare un po' nel profondo, perché parliamo di burattini. Allora, molti, peggio per loro, magari non sanno di cosa stiamo parlando, ma speriamo che siano pochi invece, ma forse sono quelle persone che non hanno avuto e non hanno conosciuto nel dettaglio le nostre tradizioni perché non gli hanno dato le possibilità. Il burattino è una figura importante, direi quasi fondamentale per la cultura e la storia di Bologna, se non altro perché volgarmente tutti conoscono il dottor Balanzone, riconoscono Bologna e la dotta, questa Bologna un po' rotonda, un po' grassa, però la storia del burattino rappresenta veramente Bologna, perché Bologna ha l'orgoglio di avere più maschere rispetto ad altre zone. Assolutamente, Bologna ha più maschere rispetto ad altre zone, ha diciamo anche una storia che la caratterizza a differenza di altre tradizioni. Per esempio, ricordiamo che le tradizioni più antiche, parliamo di scuole burattinaie che hanno determinato delle regole e dei parametri per realizzare gli spettacoli, che sono il corpo principale e devono esserlo ancora oggi il corpo principale, sono pochissime in Italia. Abbiamo Bologna, Modena, Napoli e Bergamo. Ecco, queste sono, diciamo, Bologna e Modena ormai sono quasi fuse, anche se ognuno poi rivendica le proprie maschere, la propria paternità di personaggi e stili, però sicuramente li possiamo fondere in un'unica scuola emiliana. Mentre Bergamo, con Gioppino e prima ancora con Brighella e Arlecchino, rappresenta un altro importante punto di riferimento, e poi logicamente Pulcinella al sud, a Napoli e zone limitrofe. Perché? Perché parliamo di tradizioni che sono nate tra il 600 e il 700. Qui a Bologna fortunatamente abbiamo a livello museale l'ultimo museo partorito da quella bellissima esperienza che è il percorso di Genus Bononie, Palazzo Pepoli, via Castiglione. Abbiamo una sala che io ho avuto l'onore di collocare i burattini all'interno di essa, dove c'è un quadro per noi emblematico, è un olio su tela di Anonimo Bolognese, dipinto del 700, perché non c'è ancora il cupolino della Chiesa della Vita, si intravede, l'età è quella, e c'è un teatrino che oggi noi ricondurremmo tipicamente alla tradizione napoletana. Perché? Perché a Napoli la tradizione si è cristallizzata, come anche l'arte del presepio, in quel periodo, in quell'epoca, nel 700. A Bologna invece la storia è andata avanti, quindi tra l'Ottocento e gli inizi del Nove c'è stata un'esplosione, un boom tale di questo spettacolo che i bolognesi vivevano insieme a questi Fagiolino, Sganapino e molti personaggi che eventualmente conosceremo, per cui la tradizione si è ampliata, il pubblico si è ampliato a dismisura, tanto ricordiamo anche le compagnie più recenti, Mandrioli, Presini, che avevano delle piazze intere a vedere i propri spettacoli. Per questo i burattini da piccolini, come erano nel Settecento, come rimangono per esempio a Napoli, si sono ingranditi, e così la struttura, per dare visibilità fino all'ultima seggiolina portata da casa dietro alla platea del teatro di piazza. Per cui già questo stabilisce un cardine, un punto di riferimento a cui noi non possiamo sottrarci, soprattutto noi, nuove generazioni, nuove compagnie che ci approcciamo a quest'arte, ecco, quindi certo, bisogna tenere ben in considerazione. Allora, prima di parlare anche di una cosa importantissima, una petizione, di quello che andiamo anche a stimolare, a provocare, che ci sia un po' anche da parte degli enti locali una voglia di valorizzare quello che abbiamo in casa, c'è un invito anche di personaggi non bolognesi che lo fanno, cioè Bologna può essere veramente il centro culturale di tante situazioni. Riguardando indietro, io dico sempre, guardando il passato si vede un bellissimo futuro, perché se guardiamo solo avanti sono una tragedia, anche perché adesso abbiamo dei burattini, burattinai che non sono sono fisiologici, che è meglio non parlare, ecco, lasciamoli per. Prendiamo una figura, ad esempio Balanzone, no? Che abbiamo detto che è il più riconoscibile, il più facile da ricordare. Una figura, che tipo di figura è? Beh, lui è l'emblema della città sicuramente, e facciamo dire a lui che sa parlare parecchio.
Io sono il dottor Balanzone, bombarde canone, rappresentante dell'antica università di Bologna. Bononia docet, ovvero Bologna la dotta, mo anche Bologna la grascia. E mi adesso vaga maniare la murtadella, che le san per la più buona e anche la più bella, tananen mingin. Ecco, Balanzone rappresenta il bolognese tipico, no? Cioè quello edotto, quello che finge anche di essere più acculturato di quello che è. Beh, è il dottore della commedia dell'arte, per cui può essere anche la zecca Garbugli, colui che si spaccia per grandissimo intellettuale, anche se in realtà, in sostanza, non è vero. Però devo dire che a Bologna l'interpretazione dei burattini differisce un po' da quella teatrale, nel senso che a Bologna proprio è visto come il saggio bolognese, colui che rappresenta veramente l'alma mater studiorum, quindi l'università, e nello stesso tempo, essendo un nobile, perché è uno dei due vecchi della commedia dell'arte insieme a Pantalone, che invece rappresenta Venezia, Balanzone può permettersi di essere un raffinato gourmet, quindi si intende dei trattati della mortadella, ma anche del suo impasto, della sua digestione, del suo assaggio e naturalmente di vini e di ricette bolognesi, cose che invece Fagiolino e Sganapino possono solo immaginare o languire, perché invece Fagiolino e Sganapino sono quei personaggi nati burattini, quindi dal popolo, dai burattinai che facevano questi spettacoli nelle piazze bolognesi e nascono nella povertà, nella miseria, ma sempre con una voglia di riscatto, soprattutto per i più deboli. Ecco, Fagiolino rappresenta il contraltare, no? di Balanzone, quindi quello che non è Balanzone, quello però che senza di lui Balanzone non sarebbe Balanzone, nel senso che ognuno supporta l'altro, ed è un po' la tradizione che si vede per strada, perché alla fine poi che sia teatro, che sia arte, che sia cultura, è la strada che porta a questo. Sono d'accordo, infatti il discorso dei burattini è una risposta fortissima a Bologna del teatro tipico del Settecento, che erano state le marionette. Certo. A Palazzo da Via Bargellini troviamo l'ultimo teatrino familiare, cioè i nobili un tempo si divertivano con le marionette. Troviamo questo gruppo di marionette e io dico che si sono richiuse dentro questa teca fatta a teatrino, bellissimo barocco settecentesco, nel momento in cui è scoppiata qui a Bologna la rivoluzione, ma la rivoluzione burattinesca, perché i burattini si sono imposti grazie al gradimento del pubblico, del popolo, che si esprimeva in dialetto e per cui che ha lasciato anche delle tracce diciamo proprio verbali di proverbi o di modi di dire collegati ai burattini. Fer da zagn e da buraten, pianter barac e buraten, oppure il più famoso finir in tal panirang et cuccoli, che voleva dire terminare lo spettacolo nel cestone del burattinaio Cuccoli, fondatore della nostra tradizione, che al termine dello spettacolo gettava i burattini che non servivano più in questo canestro di vimini. Per cui questo detto è stato poi esteso anche per le persone. Certo. Ecco, l'ulè al se a malè le andè in pensian an vel più niente le finente al panirang et cuccoli. Fagiolino cosa direbbe? Mo c'ho avuto caldega Fagiolin, me mi chiamo Fagiolino Fanfani, pago i debiti sempre domani, abito in via del Pratello, che del mondo è il posto più bello, ho un amico, il buon Sganapino, anche a lui glu 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 glu, ai pies di mondi il buon vino, beviamo vino, sbaffiamo maccheroni, siamo bolognesi e siamo amiconi, adesso a salut, perché aio d'ander da mi muier l'Isabella, mo me per fer la rabira la cham cham per Brisabella, a xe l'impera, a salut Stefan, e me, e que, e là, e so, e zo, e qui, e su, e giù, e là, e viva la TV, guarda mo. Uno spettacolo perché vabbè, io sono datato, quindi mi ricordo le mie domeniche mattine col nonno a vedere, era una tradizione, ma è bello perché comunque in quello che dicono è rappresentata proprio la nostra città. Sono orgoglioso di essere bolognese, quindi sentire queste cose mi ricorda proprio
come diceva prima, la strada, i detti popolari, il fraseggiare in maniera popolare, che quella portava quell'umiltà, quella consapevolezza delle persone che sapevano i propri limiti, che era una caratteristica di Bologna. Bologna è una Bologna più umile, più bottegaia, meno, come si direbbe negli anni 80-90, meno sborona per certi aspetti, che si è travolta e che invece può ancora essere se stessa. No, anche perché dobbiamo dire la verità, negli ultimi anni c'è una voglia, e questa trasmissione lo rappresenta, di recupero assoluto. Per esempio faccio un parallelo con la città da sempre rivale che è Modena. Loro addirittura nella loro tradizione hanno avuto un momento di oscurantismo, diciamo di buio totale, dove non c'erano compagnie di tradizione a portare avanti il discorso. Oggi anche là è avvenuto un recupero, per cui ci sono diverse compagnie giovani che stanno recuperando. Noi avremmo invece una grande fortuna rispetto a loro, quella che da cuccoli, dagli inizi del, insomma, da metà 800, non si è mai spento a Bologna, o semplicemente relegato al folklore, o veramente dovizia di maestri. Il percorso è proseguito con una sorta di continuità che è importantissima, perché questa continuità ha difeso veramente, per chi come noi realizza questi spettacoli affacciandosi al passato, studiando, che è una cosa importantissima che molti non contemplano, ricercando, ma sempre con un occhio al futuro, perché se noi siamo arrivati qui oggi è perché i nostri maestri avevano un occhio al futuro. Ci sono stati dei cambiamenti, delle cose, logicamente non possiamo massacrare quello che è un'identità di una maschera. Ecco, questo noi cerchiamo di difendere. E poi il pubblico che veramente ci segue è vastissimo e ci sta continuamente, come dire, caricando di una responsabilità, che quindi vuol dire che i nostri spettacoli, che sono fatti in un certo modo, piacciono e hanno un'utenza sempre maggiore. Quindi sta un po' avvenendo quello che è avvenuto tra il 700 e l'800 nelle piazze, quindi stiamo aggiungendo le seggioline, ecco. Senti, tu hai promosso una petizione che è giusta, perché un'arte del genere, perché qui parliamo di arte, non parliamo una tradizione, c'è tutto il resto, tutte le parole che possiamo usare vanno tutte bene, però c'è un'arte dietro, c'è uno studio, c'è appunto, come dicevi tu, un approfondimento, perché è in evoluzione. Cioè, vuol dire, il burattino rappresenta un momento storico, ma rappresenta la storia, ma la rappresenta sempre aggiornandosi, studiando, approfondendo, addirittura andando, scavando indietro che cosa era successo. Tutto questo avrebbe bisogno di una collocazione sua naturale, logica, spontanea e soprattutto giornaliera, quotidiana, dove può diventare anche un momento di turismo, di approfondimento, di conoscenza di un territorio, come tutti appunto possono conoscere alcune maschere di Venezia, una maschera soprattutto, o quella di Napoli che può essere Pulcinella. Bologna, con questa ricchezza, ha bisogno di... Parliamo un attimo di questa petizione. Che cosa chiede in sostanza questa petizione specificatamente? Allora, innanzitutto questa è una petizione che rappresenta un'esigenza, appunto quella del nostro pubblico che da anni ci segue e ce lo chiede proprio, un luogo stabile. Alle soglie degli anni 90, sarà stato l'88, l'89, si è chiuso a Bologna un luogo importantissimo che dovrebbe essere imprescindibile per una città come Bologna. Il Teatrin di Buratin era un piccolo spazio dove adesso sorge la biblioteca ragazzi della ex Sala Borsa, proprio all'angolo fra Piazza del Nettuno e Via Ugo Bassi, il teatrino dei burattini di Demetrio Presini. Io ho avuto l'occasione di essere, la fortuna più che altro, di essere l'ultimo allievo di Presini, e proprio da lui ho anche imparato a proseguire su questo solco della valorizzazione della nostra tradizione o del burattino classico. Per cui è una petizione che nasce spontaneamente. Ci siamo avvalsi di questo strumento, di un sito che si chiama firmiamo.it, si può cercare Bologna Teatro Stabile Burattini e si può firmare tranquillamente, o tramite la mail o tramite Facebook, ci sono diversi modi, e questo vuole essere una testimonianza, anche se qualcuno mi ha detto ma questi siti, sai, non valgono molto, ma eventualmente sono attestazioni che serve. Intanto comunque raccolgono dei pareri e delle opinioni. L'obiettivo è di raggiungere più firme possibile, logicamente, perché vorremmo dimostrare a quegli ossi duri che sono le nostre amministrazioni
reazioni, che questo è una cosa che proprio viene sentito dal pubblico. Non è detto che ci metteremo anche a fare petizioni durante le rappresentazioni per raggiungere il cartaceo, ma è voluto, insomma, dopo ben due o tre appelli pubblici che noi abbiamo fatto in occasione delle continuative elezioni per il sindaco, noi ci siamo rivolti a tutti i candidati, perché secondo noi il burattino deve essere trasversale, la cultura dovrebbe essere trasversale, non dovrebbe avere nessun colore, o meglio, tutti i colori dovrebbero capire le cose che sono importanti e quelle no. Questa è un'altra battaglia ulteriore che stiamo facendo, forse non solo a Bologna ma in Italia. Ma adesso parliamo di burattini con la testa di legno, specifichiamo. Quindi vorremmo raggiungere appunto tante firme, nel senso che la strada è molto dura, perché poi progetti del genere andrebbero un attimo sostenuti e finanziati, però noi abbiamo dimostrato, non abbiamo solo parlato in questi anni, io da una decina d'anni, grazie alla collaborazione di tutta la compagnia che comprende la figura di mio papà Ermanno, mia moglie Milena che adesso condivide con me tutti gli spettacoli della compagnia, l'amministrazione, l'organizzazione degli eventi eccetera, abbiamo dimostrato negli ultimi anni che è fattibile, cioè i numeri ci sono, la gente viene il turismo sotto il Voltoni di Palazzo da Curcio, abbiamo avuto l'occasione per un paio d'anni, poi la burocrazia ci ha assalito, l'assessorato non ci ha aiutato molto, però abbiamo avuto più di 4.000 presenze in due stagioni estive, non solo di e sono grandi numeri, a biglietto, a pagamento, perché non avevamo altre sostegni se non qualche simpatizzante, qualche sponsor che ci aiuta e che ringrazio logicamente. E a Bologna poi cito anche l'operazione, l'ho citata prima con Genus Bologna, ma la presenza di due fondazioni cittadine che fortunatamente riescono a dare un po' di ossigeno, ma non solo a livello economico, perché noi non cerchiamo solo il sostegno economico, purché sia la rassegna chiave in mano eccetera, ci vogliono istituzioni che comprendano quello che vanno a sostenere, a finanziare. Quella pacca sulla spalla giusta, giusta con cognizione di causa, certo. Per cui ecco, le fondazioni cittadine, abbiamo parlato di Genus Bononi, fondazione di Cassa di Risparmio, ma logicamente annovero anche la fondazione del Monte, che perlomeno mette in cartellone nei propri spazi i nostri spettacoli di qualità, ecco, quindi sicuramente lì possiamo avere un attimo di respiro e riuscire a realizzare importanti progetti nel centro di Bologna. Ma la continuità di un posto stabile, dove nella petizione, se andrete a leggere, richiediamo innanzitutto uno spazio che possa accogliere il teatrino, il casotto con le sue sedie e fare teatro. Secondo luogo, delle aule didattiche, perché ci sono molti giovani, anche bravi, che si stanno avvicinando, vorrebbero fare di questo un'attività, ma si basano sull'istinto, che va benissimo e ci deve essere, guai se non ci fosse, però ecco, guidato, fornire gli strumenti, anche come stimolato, come io ho avuto la fortuna di frequentare Presini, ecco, poter creare delle masterclass, dei corsi di aggiornamento per già chi fa burattini, ma anche per dire per le insegnanti di scuole elementari, medie, eccetera. E nello stesso tempo un posto stabile potrebbe servire, e noi l'abbiamo visto in questo caso nelle rassegne e nelle mostre che abbiamo fatto ciclicamente al Baraccano, al quartiere Santo Stefano, che le scuole frequentano e vengono a vedere. In questo modo ci sarebbe una continuità. Nello stesso tempo noi non è che ci vogliamo chiudere nella nostra tradizione dei burattini, snobbare tutte le altre e guai a chi non è bolognese. No, è proprio al contrario, è proprio l'esatto opposto. Perché nelle esperienze che abbiamo fatto a scuola direttamente, dove ci siamo ritrovati a costruire ed animare burattini con bimbi che venivano da Casalecchio piuttosto che dal Bangladesh o dal Pakistan, e chi più ne ha più ne mette, in queste classi che sono multicolore, globalizzate, stupende, e questo deve essere una risorsa che proprio anche i burattini classici bolognesi ci insegnano, perché già quando è nata, quando è scoppiata la tradizione a Bologna, lo stesso Cuccoli per esempio interpretava con cadenza meridionale per esempio la figura del gendarme del rugantino, avevamo Gioppino, Meneghino, Pantalone, Arlecchino, Brighella anche nel teatrino bolognese. Senti, Fagiolino cosa direbbe invece? Fagiolino no, scusa, Sganappino, sì, faccio confusione.
Lui cosa direbbe per convincere i nostri ascoltatori? Ah, sì, perché la petizione è un'idea che io ho messo, è perché, no, no, perché Fagiolino sta sempre in Ustari, Balanzone sta sempre all'Archiginnasio, all'Ario de, siccome io sono stato il primo a Bologna che ha parlato con i cinni, che ha sentito la loro voce rispondere, ho detto adesso hai prova anche con i social network, col sito, perché infatti i burattini di Riccardo gli sui social network, su Fazabus, su Twitter, e poi abbiamo voluto fare questa petizione, allora clicca, 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 clicca la petizione a Markman, che vogliamo tante firme, perché anche il nostro comune, le nostre amministrazioni gli hanno da stare a savare l'esigenza dei burattini bolognesi e del pubblico vastissimo che segue Riccardo, Milene e tutta la compagnia. Grazie. Allora, che figura è? Sganapino è il matto, nel senso che insieme a mia moglie abbiamo avuto anche l'occasione di collaborare con Ermatena e il Museo dei Tarocchi di Riola e abbiamo ideato un mazzo di tarocchi burattini, e quando abbiamo calato tutti i personaggi nei vari arcani maggiori, Balanzone la giustizia, Fagiolino il bagatto, Sganapino è il matto, cioè quello che può andare ovunque, e lui può, è la scheggia impazzita, è la primavera, l'argento vivo dei burattini, sta sempre in una zona precisa, che anche quella è un po' esoterica, che è la parte sinistra del casotto, mentre Balanzone sta sempre al centro e Fagiolino sta sempre a destra, questo per ricordare che c'è una logica, una precedenza e un'importanza anche nei posti del teatrino, che nelle collocazioni che si dividono queste maschere, che sono nati burattini ma per noi sono maschere, certo, perché sono talmente già ampie, hanno talmente un carattere definito che noi bolognesi chiamiamo maschere anche Fagiolino e Sganapino, Flemma e la Brisabella, ecco per esempio qui c'è l'Isabella. Ci fermiamo un attimo e poi dopo andiamo direttamente con l'ospite femminile, così chiudiamo in bellezza, no? Rimanete con noi. Pan fragrante, buono come il pane, fresco come il pane, fragrante come il pane. Pasta fresca senza glutine e prodotti con lievito madre per intolleranti. Ciao, vi aspetto qui da Pampa Grande in via dei 1005. Ciao! In via dei 1005/5 a Bologna. Non potevamo che chiudere bellezza con la... Beh, Brisabella invece è carina, carina. Fagiolino che esagera, sì, in continuazione. Poi lui è innamorato. Assolutamente sì. E lui fa il furbetto, un classico da ometto bologneese, però poi alla fine torna a casa. Assolutamente, torna a casa dopo essere passato da Sganapino, da diverse osterie, però torna a casa. E la Brisabella a volte l'aspetta, perché loro si amano e si salamano, dicono spesso, l'aspetta con molta amorevole cure, ma a volte anche con un mattarello in mano, perché non è detto... cosa che succedeva pochissimo in passato, non è detto che oggigiorno anche le burattine femminili cominciano a usare il bastone. Un po' all'avanguardia, si sono attrezzate. Lei è una figura dolce, matriarcale, la famiglia rappresenta quello che è il focolare, no? Il desco, certo, familiare tipico bolognese, quello del ritorno intorno al fuoco dove si radunavano i nonnoni, i nipoti e la donna che era veramente il capo famiglia. L'arsdaura, no? La reggitore, la famosa reggitrice della casa, assolutamente sì. Noi lo diciamo sempre che i burattini sono la memoria storica della nostra città, sono l'unione fra il nonno, l'adulto, l'anziano e il bambino, ancora chi si affaccia alla vita. Per cui noi cerchiamo con i nostri spettacoli anche di, tra virgolette, educare il pubblico alla visione dei burattini, e chi sceglie la nostra compagnia non sceglie solo un intrattenimento purché sia per far stare allegri un gruppo di bimbi scatenati, ma invece ci sceglie proprio perché nei nostri spettacoli vi è una morale, noi dobbiamo un po' vedere
vedere come Fagiolino Sganapino, la Brisabella, la Desdemona, che è la fidanzata di Sganapino, come dei nostri nonni, ma estremamente giovani, che hanno un linguaggio anche moderno, attivo, e che però nascondono una sapienza a volte perduta, ma che noi vogliamo fortemente riconquistare. La Brisabella cosa direbbe della società d'oggi, così arroccata su situazioni che ormai sono al di fuori della quotidianità? Lei è profonda, nonostante sia terrena. Diciamo che ecco, a volte i burattini sono veramente molto profondi e molto psicologici, e nascondono dei punti di vista che a noi oggi spesso lasciamo passare. Qui ci vorrebbe naturalmente Milena, certo, per dare certo, voce a... Ma tu sai cosa pensa, insomma. Lei sicuramente pensa che per esempio un teatro stabile a Bologna aiuterebbe anche i nostri bambini a vedere le cose in un altro modo, ad acquisire nozioni, ma anche il teatro dei burattini è da sempre stato un momento di socializzazione, e lei è molto attenta a questo, proprio perché ha questo sapere femminile, questa posatezza che a volte i maschi Fagiolino, Sganapino, Sandrone non hanno, e per cui lei è molto attenta anche alle parole che si usano durante lo spettacolo, al fatto che non per forza deve assolutamente non deve finire tutto in volgarità solo per far ridere in un momento il pubblico, perché sennò tutto si esaurirebbe lì. Questo sicuramente è il pensiero femminile delle nostre burattine, che sotto forma di Isabelle, di Desdemone, di Filippe, di Pulogne, ma anche di fate, regine, animaletti parlanti, parlano con il nostro pubblico. Per esempio possiamo dire che noi collaboriamo da diversi anni con l'Epifania della cooperativa dello spettacolo di Granarolo, si sta erigendo un teatro a Granarolo, dove spesso invece adesso chiudono i teatri, lì ne stanno aprendo, e il 6 gennaio nella calza della Befana la nostra compagnia è stato rivolto un invito di eventualmente realizzare una sorta di teatro stabile o di rassegna stabile in quel di Granarolo. Quindi noi incrociamo le dita, la disponibilità da parte nostra è sempre a 360 gradi, per cui speriamo bene. Allora, tu hai detto due cose secondo me molto belle e importanti: la essere trasversali, cioè intanto il linguaggio dei burattini può essere veramente, quindi, allora partiamo dai soggetti più giovani della nostra società, che sono i bambini, e a volte sono i bambini che educano i genitori, purtroppo per fortuna, per certi aspetti sono loro che aiutano i genitori in un percorso magari più corretto. La loro trasversalità, cioè quella di appunto il bambino del Bangladesh, del Pakistan, con quello bolognese, quello non bolognese, la risata che non è forzata, perché oggi si tende a ridere troppo sulla parolaccia, cioè la parolaccia oggi sorprende, già dicendo non la parolaccia ma una cosa un po' vernacolare, questo intercalare sul dialetto dove non è proprio una vera parolaccia perché non è mai volgare, può arrotondare il ragionamento, ma è proprio il comportamento, l'essere normali, che oggi sembra normale, essere spontanei del burattino, che attira l'attenzione, perché i bambini sono proprio ipnotizzati, sono catturati da questi personaggi, quindi questo secondo me è un messaggio da sfruttare. Assolutamente, sono d'accordo, innanzitutto ci tengo a precisare che i nostri burattini nei nostri spettacoli recitano dal vivo, cosa che non è oggigiorno sempre più all'ordine del giorno, quindi noi recitiamo, cioè respiriamo col pubblico come vuole la tradizione. Il movimento dei burattini è molto importante, noi lo curiamo molto, e le voci, anche il cambio di voce, il cambio di tono, per cui il bambino, ogni bambino, quindi anche quello che ha 90 anni, deve sempre aver ben chiaro, almeno nel nostro spettacolo, nello spettacolo classico è così, insomma, chi è il cattivo, chi è il buono, chi è Fagiolino, chi è Sganapino, eccetera eccetera. L'altra cosa, tu parlavi del linguaggio trasversale, come anche l'ideologia deve essere trasversale per arrivare a tutti, noi l'abbiamo provato per esempio in una tournée americana, dove non facevamo spettacolo per italo-americani ma proprio per americani. Beh, come avete fatto? Avrete parlato in inglese? Milena è un'ottima interprete. No, abbiamo fatto delle lezioni in questo college di Colorado Springs in inglese, tradotte appunto da Milena, tenute da Milena, con i miei interventi burattineschi per far capire come parlavano i burattini. Ma lo spettacolo che è stato fatto davanti a 600 americani in questo teatro
del college, che è come il nostro Celebrazioni, sì, per sì, darvi un po' i parametri di misure, è stato fatto rigorosamente in italiano e dialetto bolognese come qua, epurandolo magari di alcuni estremismi, che da noi c'è molta ricercatezza invece nel nostro pubblico dei doppi sensi, oppure anche ha un suo valore il fatto di una parola in dialetto che però ne richiama un'altra in italiano, eccetera. Ecco, però tornando al discorso del teatro di animazione puro, quindi movimento, voce, potevamo parlare in dialetto, potevamo parlare in gramlò, potevamo parlare in diverse lingue, ma è l'animazione di e la spontaneità, quindi hai detto delle parole giustissime, la spontaneità, quindi il pubblico capisce, soprattutto i bambini capiscono subito se dietro al teatrino c'è un percorso, un'idea, e quello che viene fuori è spontaneo. Non subiscono, partecipano. Ed è un pubblico dei più, come dire, difficili anche da tenere e da educare all'ascolto, perché se tu non sei in grado di catturarli o di intrattenerli, il bambino non ha il freno inibitore dell'adulto che sta comunque seduto perché non sta bene alzarsi, lui proprio ti lascia. Come e farebbe un burattino. Come farebbe un burattino, giustamente. Allora, noi cosa vogliamo, come vogliamo finire? Vogliamo finire con un invito che è importante, tanto quello di trovare una sede logica, fissa, permanente a Bologna. Sarebbe molto più comodo trovarla ovunque, c'è la massima disponibilità. Tra l'altro la vostra attività, che verremo a trovare, non è proprio Bologna ma in provincia di Bologna, Castello di Serravalle, quindi verremo a vedere come vostra sede, eccetera, per renderci conto anche cosa c'è dietro a quello che è un burattino, proprio il carrozzone, tutto quello che funziona. Anche perché costruisco io i burattini nel banco che è stato di Presini, quindi c'è tutto un laboratorio da vedere, dipingo i fondali e scriviamo le storie. E poi ci sono questo piano di questa casa, appunto, del Preappennino, dedicata a sala espositiva, dove si possono vedere tutte le varie collezioni, le scuole bolognesi anche d'intaglio a confronto, quindi è una cosa molto interessante a nostro avviso da poter vedere, da poter indagare. Posso concludere dando l'invito a cliccare anche al nostro sito, che è burattinidiriccardo.it. Oltre alla petizione, potete, che ricordiamo si trova su firmiamo.it, nel sito dei burattini potete anche arrivare a scaricare per esempio un'applicazione gratuita, per il momento è per telefoni Android, ci stiamo attrezzando per ampliarla anche ad altri modi, dove ci sono giochi, contenuti, le voci dei burattini, è una cosa molto accattivante, molto carina, si chiama Burattini Bo, come anche la breve rubrica che teniamo su 7 gol di nuova rete, per cui noi stiamo cercando anche con l'aiuto delle emittenti locali, delle emittenti web, e io ti ringrazio Stefano dell'invito, di ramificare il più possibile l'attenzione a questo tipo di spettacolo, che non è solo folklore, è anche divertimento, ma soprattutto è storia, cultura che va a difesa della nostra città. Quindi un invito lo faccio anche, mi viene in mente così parlando appunto al provvittorato di studi, alle scuole eccetera, perché anche lì potrebbe essere un piccolo percorso importante, che diventerebbe un grandissimo percorso, magari con la presenza nelle scuole, magari facendo, proprio interscambiando con quello che è l'utilizzatore, che sembra l'utilizzatore finale, poi diventa anche la persona di 90 anni, però questo scambio fra il burattino, chi porta avanti questa cultura, chi porta avanti queste tradizioni, e il bambino, anche il bambino di oggi, che ha bisogno, ha necessità di, è un bicchiere da riempire d'acqua, quindi ha bisogno di conoscere che cosa è successo. Queste sono le caratteristiche della nostra Bologna, la Bologna è una città trasversale da sempre, qui è avvenuta la legge che liberava gli schiavi, come ha detto Andrea Mingardi in una puntata, quindi è veramente una città universale e pronta per i salti di qualità. Ci auguriamo che sia la petizione possa arrivare a un risultato positivo, che comunque la loro sede possa essere visitata, che le scuole recepiscano anche il messaggio, ma soprattutto che i giovani, anche non bolognesi, di qualsiasi genere, di qualsiasi età, vogliono approfondire, perché non è uno spettacolo per bimbi, è uno spettacolo nello spettacolo, adattabile per tutte le età, per tutte le situazioni, dove chi ha voglia, ma poi viene, secondo me basta partecipare per esserne coinvolti, si ascoltano, si sentono tante cose che ci fanno un po' così aprire gli occhi e capire dove viviamo e chi siamo. Grazie. Grazie a te Stefano, ciao a tutti da qui a Bologna.